Ciao a tutti, homebrewers e appassionati. Oggi vi parlerò di una mia birra, una Marzen ispirata alle birre da Oktoberfest. E vedremo insieme anche le schede di degustazione che ho ottenuto mandandola a un concorso dove si è piazzata seconda. È la mia cotta numero 45, una Fest Beer, ispirata alle birre da Oktoberfest, brassata in technical grain, con sistema only one e rifermentata in bottiglia. Il grist è composto da 74% malto Vienna, 18% Munich e 8% Carapils. Luppolatura eseguita con Allertau Mittelfrüh in pellet, con 3,3% di alfacidi, 50 g inizio bollitura, 20 g negli ultimi 20 minuti, per un totale di 21 IBU. Lievito un fermentis V3470 con inizio fermentazione a 10 gradi per i primi 4 giorni, quindi nei successivi 8 giorni saliamo progressivamente fino a 16 gradi che ho mantenuto per altri 5 giorni per una buona sosta del diacetile. Inizio una lagerizzazione a 4 gradi per 14 giorni e il 36° giorno ho riportato a 15 gradi per imbottigliare. Per limitare l'ossidazione non ho eseguito nessun travaso, ho imbottigliato con sifone pescando dall'alto il fermentatore e aggiunto la soluzione di priming con destrosio e lievito F2 direttamente in bottiglia. La birra si presenta molto limpida, un bel colore di miele ambrato chiaro, una buona produzione di schiuma con bolla grana media mediamente persistente. Voto di 3 su 3 per l'aspetto. All'olfatto, la birra presenta dei leggeri aromi di malto e pane tostato. Al gusto, la birra ha un bel dolce di crosta di pane, con un corpo medio e morbidezza al palato, e poco amaro percettibile. Una birra dolce, ma che mantiene però una facile bevuta. Per l'aroma leggero, i giudici hanno dato 5 punti su 12, 14 punti su 20 invece per il gusto, e alle sensazioni boccali un buon punteggio di 4 su 5. Come armonia di stile, hanno dato infine 7 su 10. Arriviamo quindi a un punteggio finale di 33 su 50, niente male per una bassa fermentazione, un punteggio che gli ha permesso di arrivare seconda nella sua categoria. Tra le note negative hanno segnalato la presenza di lievi o flavors di aldeidi, delle quali non ho ancora ben capito quale può esserne l'origine, ma si dice siano collegate con l'ossidazione degli alcoli superiori. Tutto sommato ho avuto un buon riscontro questa volta per una birra a bassa fermentazione. Le mie impressioni su questa birra sono state buone fin dall'inizio. La caratteristica di essere una birra dolce e maltata, ma al contempo di facile bevuta, tipicamente da Oktoberfest, me l'hanno fatta apprezzare fin da subito e posso confermare che ha raggiunto questo obiettivo. Una birra promossa, ma merita un approfondimento per quanto riguarda le aldeidi percepite. Voi cosa ne pensate? Consigli o suggerimenti? Ci tengo a sapere la vostra nei commenti. Vi ringrazio sempre per essere arrivati fin qua, vi invito a mettere like se il video vi è piaciuto e iscrivervi al canale e attivare la campanella per le notifiche. Ci vediamo al prossimo video!